Ben ritrovati. Siamo portati a pensare normalmente che le rivolte siano legate strettamente a temi politici e sociali. Questo è sicuramente vero, soprattutto quando il popolo si ribella a ingiuste condizioni economiche, quindi di povertà. Ma molto spesso la storia ci dimostra che le rivolte sono legate anche a temi per i quali noi non saremmo mai disposti, ad esempio, a scendere in piazza e a rischiare la nostra stessa incolumità combattendo contro i governanti. Eppure è quello che è successo, ad esempio, nel 1710 nel severo e austero College di Winchester, in Inghilterra, dove gli studenti del college si trovarono inizialmente a protestare più volte con il decano circa la quantità di birra che veniva fornita loro a mensa. Siccome non trovarono una risposta che li soddisfaceva, iniziarono dapprima a distruggere la mensa, poi l'intero college e poi si allargarono addirittura la città. Fino a quando poi la cavalleria li riportò a più miti consigli, facendo scorrere non più birra ma sangue. Badate bene, la birra non è racchiusa solo qui nel caso del college inglese, ma nel 1855 a Chicago il sindaco della città di Chicago decise che i pub andavano chiusi la domenica. Il problema si manifesta soprattutto con la grossa comunità tedesca di Chicago. Erano dei lavoratori che si erano trasferiti lì dalla Germania, soprattutto in ramo ferroviario, e questi lavoratori, che durante i sei giorni della settimana, dal lunedì al sabato, si facevano veramente il mazzo tanto per lavorare e portare a casa la pagnotta, la domenica la volevano trascorrere prima andando in chiesa e poi andando al pub a bere birra, che era la loro bevanda preferita. Questa cosa, ovviamente, della chiusura dei pub non piacque per nulla alla comunità tedesca, che si ribellò. E anche qui addirittura arrivò a portare le barricate in piazza a Chicago. Ci furono dei violentissimi scontri nella città di Chicago e anche in questo caso ci furono qualche morto e soprattutto molti feriti. Il sindaco, per fortuna, della comunità tedesca era in scadenza del mandato e alle elezioni successive non fu rieletto. Uno dei primi atti del nuovo sindaco fu appunto quello di riaprire i pub alla domenica, e questa cosa salvò la pace sociale appunto di Chicago. Altre rivolte curiose non riguardano la birra, ma in questo caso possiamo dire che riguardano la musica. Il 29 maggio 1913 a Parigi c'è l'opera La Sagra della Primavera su musiche di Igor Stravinsky. Stravinsky appartiene a quelle avanguardie culturali che stanno monopolizzando la scena culturale europea. Gli anziani melomani francesi non sono assolutamente abituati a questi nuovi ritmi, diciamo così, sincopati della musica, a queste avanguardie che sperimentano nuovi modi di fare la musica. E anche il tema dell'opera è un tema che riguarda l'inizio della primavera in Russia, con riti legati alla fertilità e a sacrifici agli dei pagani. Non riscontra particolare successo nel pubblico, a tal punto che, non arrivati neanche alla fine del primo atto, cominciano a volare sul palco prima alcuni oggetti, poi addirittura degli ortaggi, e alla fine del secondo atto si passa addirittura a una scazzottata che poi esce addirittura dal teatro e invade le strade di Parigi. E per un'intera serata, praticamente, intera Parigi fu presa da questa furia di picchiare Stravinsky e picchiare tutti quelli che volevano fare una musica diversa dalla classicità. La violenza poi finì direttamente quella sera, anche qui in questo caso con un forte contributo della polizia. In questa nuova rivolta che vi parlo non c'entra la musica, ma c'entra la moda.
come vedete è strano che per la moda ci siano delle rivolte, ma siamo nell'estate del 1943, siamo negli Stati Uniti e c'è una moda che si è diffusa, è partita da i jazzisti, da coloro che suonano il jazz, ma anche da chi ama il jazz, e poi dai jazzisti si è trasferita alla comunità ispanica che vive in America, i latinos. Questa moda è la moda zot. La moda zot è, si vedono, non so se chi di voi ha visto il film che ha incastrato Roger Rabbit, più o meno si vedono abiti di quel tipo con delle giacche molto larghe, molto lunghe, dei pantaloni a vita alta e molto larghi, molto gonfiati. E in quell'estate del 43 non è inusuale vedere delle persone nude per strada che vengono picchiate. Queste persone sono dei giovani latinos che vanno in giro vestiti zot e che le folle attaccano e spogliano e gli distruggono direttamente gli abiti lì. Per quale motivo? Nel 43 siamo in piena seconda guerra mondiale, c'è il razionamento e questi abiti zot consumano troppa stoffa. Questa cosa è considerata indecente dai maschi bianchi, quelli che appartengono appunto alla classe WASP, White Anglo-Saxon Protestant, e danno sfogo a questo sentimento piuttosto razzista nei confronti della minoranza messicana che ispanica che si è trasferita da poco e che sta continuando a trasferirsi nella California. Grazie, arrivederci.